Siamo con Fabrizio Daidola al termine di questo 3-0 tra Chisola e Dertona. Iniziamo a dire, mister, che io a lungo ho visto un Dertona vivo, un Dertona che ha giocato alla pari, però purtroppo il campo dice 3-0, ci sono stati anche degli episodi, l'espulsione di Toniato, forse c'era anche un rigore per noi. Insomma, mister, cosa ci dice? Ma niente, secondo me l'approccio è stato quello corretto. Abbiamo fatto molto bene la prima mezz'ora, poi abbiamo preso un gol stupido perché arriva anche da l'unica incertezza che abbiamo avuto nel primo tempo sulla palla inattiva. Dobbiamo stare più svegli, sicuramente quello è colpa nostra, però poi rimani in 10, calcio di rigore non te lo dà che è dentro l'area di 50 centimetri, poi abbiamo avuto la palla con Tambussi, cioè diventa difficile tutte le domeniche andare a argomentare su delle partite che vengono spostate su delle decisioni che ti lasciano in 10, non ti danno rigore, cioè una partita alla pari assolutamente, anzi direi il primo tempo sicuramente meglio noi, poi è chiaro che rimani in 10, tutte le volte devi scalare una montagna che diventa sempre più ripida, perché mentalmente diventa difficile, anche se poi devo dire che in 10 abbiamo lavorato bene, siamo stati in partita, poi ovviamente il gol del 2-0 che è di nuovo fortuito perché schiaccia la palla di testa sul braccio, è mani, non è mani, braccio, non è mani. Dopo il colpo di testa ha guardato l'arbitro, non lo so, comunque teniamoci la prestazione, un altro risultato molto più pesante di quello che dice il campo, speriamo che la buona sorte ci dia una mano a questo punto, speriamo che di avere almeno la possibilità di giocare alla pari con gli avversari, perché questa cosa sta diventando troppo chiara ed evidente, diventa troppo difficile. Comunque, ripeto, la prestazione sicuramente è stata positiva su tutti i punti di vista, anche in inferiorità numerica, però per quello che ho detto prima diventa poi complicato argomentare. Rimaniamo comunque fuori dalla zona play-out, ma domenica con la Lavagnese bisognerà cercare di fare dei punti, mister. Questo è chiaro, però se l'approccio alla gara c'è, poi sono gli episodi che determinano anche... Comincia a darmi il rigore che magari andiamo 1-1. Poi vediamo, perché stiamo in 11 contro 11, perché poi sicuramente sul primo gol dobbiamo gestire meglio la situazione, ma cioè, diventa complicato sempre risalire la china attraverso delle situazioni che non ci competono. Cioè, oggi veramente la squadra non posso dire niente, perché comunque ha lavorato bene, hanno combattuto, hanno gestito bene la partita, abbiamo avuto una buona supremazia secondo me la prima mezz'ora, con anche diverse palle che sono arrivate di nuovo da destra, la palla importante di Tambussi, e poi se c'è rigore dentro l'area. L'area serve a determinare che se la prendi con la mano è rigore, inutile che ci giriamo tanto intorno. Poi magari lo sbagliamo, non lo so, incomincia a darlo e poi vediamo. Se no parliamo sempre di situazioni che ci vedono perdere 3-0 e abbiamo preso un tiro in porta e questa è la partita. Bravi loro, non so, cioè, diventa difficile fare una valutazione della gara quando la gara è sporcata da questi tipi di episodi. Quindi cerchiamo di stare sereni, di raccogliere le forze e giocarci la vita domenica prossima con la Lavagnese, perché diventa una partita veramente importante che per quello che facciamo vedere per certi versi ci meriteremo anche. Poi magari una volta ci va anche bene e raccogliamo più di quello che seminiamo, perché a me sembra che questa squadra lavori, semini, crei e poi andiamo sempre con le pile nel sacco a casa, quindi diventa frustrante, però sicuramente non molliamo di un centimetro e andiamo avanti. Come hai detto tu, siamo ancora fuori dai play-out, quindi la salvezza dipende solo da noi. Grazie, in bocca al lupo.